Una volta all'anno è lecito impazzire. Lo diceva Seneca, lo diceva Sant'Agostino e anche il poeta Orazio. E quella volta all'anno è proprio il carnevale. Periodo in cui tutto è concesso prima della triste quaresima. Oggi la signora in dolce, la prima investigatrice pasticcera d'Italia, è arrivata qui sotto le due torri alla pasticceria caffetteria La Borbonica per degustare i dolci di carnevale e non solo. E io oggi sono nel regno della pasticceria borbonica dentro il laboratorio. E che cosa c'è qua? Buongiorno Antonio. Buongiorno, buongiorno. Allora, anzitutto queste. Allora, queste si chiamano in due modi, perché siamo a Bologna. Noi siamo la borbonica, però siamo a Bologna. E sono le sfrappole o le chiacchiere, dipende con chi parliamo, un po' come quando uno parla con un inglese al banco, no? Quindi devi capire subito con chi parli. Se parli con un bolognese gli dici sono le sfrappole. Paese che ti... vai, quindi noi siamo un po' poliglotti, quindi perfetto, accontentiamo quindi un po' tutti. Queste sono le castagnole che noi le facciamo, vengono fritte e poi farcite con la crema pasticcera. No, la tentazione del mozzico è irresistibile, ma devo aspettare. Devo darmi una disciplina, la signora in dolce deve imparare le buone maniere e quindi questa la metto qua per dopo. Poi, che cosa c'è qua? Di qua invece, visto che siamo a Bologna e il tortellino la fa da regina, quindi noi abbiamo fatto il tortellino fritto con la crema pasticcera e con la crema al cioccolato. Ah, quindi la doppia variante. Ma tu sai che la signora in dolce ne trova sempre uno di difetto. Io sui dolci di carnevale esigo lo zucchero a velo. Alcune persone le vogliono senza zucchero addirittura, oppure magari c'è chi chiede di metterlo al momento, perché lo zucchero, lo sappiamo tutti, o quasi tutti, va ad umidire la pasta, quindi a volte preferiamo metterlo dopo. E allora quando lo mettiamo? Lo mettiamo adesso. Ma mi dici velocemente la ricetta? Allora, come si fanno questi? Velocemente la ricetta è una farina di grano 100% italiano, ci tengo a dirlo questo. E questa è una pasta con l'arancio, vaniglia, bacca di vaniglia, e poi mettiamo un po' di liquore d'arancio anche, pasta d'arancio, e uova, zucchero, sale, poco sale e basta, e fritta. Ma Antonio, ma io la ricetta perché te la chiedo? La chiedo per voi, perché tanto io non ho mai cucinato e mai cucinerò. Io mangio solo. Ma pensa te. Allora, io qua vado a spolverare lo zucchero. Lo mettiamo su un solo lato. La magia dello zucchero a velo che cade sulle nostre chiacchiere. E di qua anche uguale con i tortellini. Questo qua poi andiamo a mettere anche un po' di cacao. Mentre questo qua con la crema gli mettiamo anche qua solo un po' di zucchero. Di bene in meglio, viva, viva i dolci di carnevale. Che tanto si possono mangiare sempre, mica solo a carnevale. No, no, no. Ma chi l'ha detto? Solo a carnevale, ma non sia mai. Ma di questa non mi hai ancora detto niente, Antonio. Allora, questo è il colpo finale a Bologna, perché questa qua è veniva chiamata prima il sanguinaccio, che era una crema al cioccolato con il sangue del maiale. Oggi invece viene chiamata doppia crema al cioccolato e la cosa bella è che non viene fatta neanche più con il sangue del maiale e quindi diventa extra fondente, quindi è una vera crema al cioccolato con un doppio cioccolato, quindi c'è più cioccolato. E poi vengono messe anche un po' di cannella. Quando a Napoli vendi le chiacchiere, le famose chiacchiere, praticamente cosa fanno? Prendono la chiacchiera con lo zucchero o senza zucchero e la vai a degustare col cioccolato. Mamma mia, così è? Così. Hai capito? Primo massaggio la crema e dopo la crema... Il binomio è perfetto. Grazie. Chiacchiera o sfrappola o galano o crostolo o lattuga o frappa, chiamatela come volete a seconda di dove vi trovate. Oggi io assaggio la chiacchiera, anche se siamo a Bologna. Croccante, fragrante, fritta ultimamente, difetto.
se vogliamo chiamarlo difetto. Siamo all'interno di una pasticceria che coniuga le tradizioni della Campania, il pasticcere è campano, con quelli di Bologna, ma lui ha lavorato anche in Sicilia. Questa chiacchiera è molto diversa dalla sfrappola. Io sono abituata alla sfrappola bolognese, leggera, delicatissima, talmente sottile che quasi si scioglie in bocca. Questa chiacchiera è inevitabilmente più spessa, più robusta, ha una maggiore forza, un maggiore carattere, una vera e propria identità. A voi scegliere se volete qualcosa di più forte, di più intraprendente, oppure la delicatezza, l'evanescenza della sfrappola. Intanto, buona chiacchiera. La castagnola ripiena di crema pasticcera. Una piccola pallina dorata, un gioiello prezioso fra le mie dita, capace di esaudire ogni mio desiderio. Come sarà? L'impasto morbido, aromatico, si incontra con una crema liscia, fuggevole, distesa come la pelle dopo un lifting. E lo zucchero a ricoprire questo impasto ne fanno un perfetto sogno di carnevale.